Le parole del Libro della Sapienza costituiscono un vertice nella rivelazione dell'Antico Testamento sulla sorte dei defunti. Sono parole di consolazione e di promessa. Siamo nelle mani di Dio, in vita e in morte. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro dipartita da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia scorreranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. Parola di Dio. Il Libro della Sapienza è uno degli ultimi scritti dell'Antico Testamento, il più recente, vicino ormai alla rivelazione piena portata da Gesù. È un libro considerato deuterocanonico, cioè accettato nel canone solo dalla tradizione greca e dai cristiani. Gli ebrei non lo hanno inserito nel loro canone biblico perché è stato scritto direttamente in greco. È un libro nato nella comunità giudaica di Alessandria d'Egitto a metà del primo secolo avanti Cristo. E l'autore è un giudeo credente maturato alla luce anche del pensiero greco. La rivelazione di Dio è maturata nel tempo. E quello che non era ancora chiaro nel passato, in questo periodo è ormai evidente. Dio si rivela attraverso uomini disposti ad accogliere la sua illuminazione, e attraverso queste persone Dio rivela il suo progetto di salvezza. L'autore del Libro della Sapienza cerca di dimostrare che la vita delle persone religiose non è una vita sprecata. Proprio di fronte alla mentalità un po' godereccia del mondo greco, che riteneva come unico impegno quello di godersi la vita, l'autore sostiene che una vita seria, fatta nell'amore di Dio, non è sprecata e non è perduta. Nel capitolo precedente l'autore ha presentato il pensiero corrente ai suoi tempi, che corrisponde perfettamente a quello del nostro tempo. La vita è breve, dobbiamo godercela. Cerchiamo di divertirci e, se possiamo, di spadroneggiare facendo quello che vogliamo, perché una volta morti è finito tutto. Dicono così, ma sbagliano. L'autore, illuminato da Dio, prende posizione netta contro quel pensiero che ritiene la morte
fine di tutto. La morte è l'inizio della vera vita e comporterà un giudizio per cui tutto quello che viene fatto in questa vita deve portare una conseguenza nell'eternità, il bene e il male. E la vita condotta nel bene non è sprecata, perché nelle mani di Dio trova pienamente ricompensa. L'inizio di questo testo, famoso proprio perché molte volte viene letto nelle liturgie funebri, ci garantisce che le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Quando diciamo, con una espressione semplice e familiare, siamo nelle mani di Dio, noi adoperiamo una formula sapiente che viene dall'antichità, che appartiene alla rivelazione di Dio, e dobbiamo dirla con autentica consapevolezza e soddisfazione. È vero, siamo nelle mani di Dio. Quindi ci stiamo bene, siamo al sicuro. Comunque vada, siamo nelle mani di Dio. E siamo sicuri che nessun tormento ci toccherà. Perché siamo nelle sue mani. Perché siamo protetti, siamo difesi dalle sue mani potenti. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La morte come fine di tutto è una apparenza e lo è per gli stupidi. La loro partenza è stata giudicata una sciagura e una rovina, ma è sbagliato pensare così. I giusti sono nella pace. E qui il termine pace ha un valore grande, forte, per indicare il benessere messianico. Non semplicemente stanno tranquilli, ma hanno raggiunto la pienezza della vita. Non è una sciagura né una rovina il morire. È l'arrivare alla pace, alla pienezza del bene che il Signore ha preparato per noi. Anche se gli uomini hanno l'impressione che una persona giusta, morendo, subisca un castigo, in realtà la speranza è piena di immortalità. C'è una attesa certa di una vita che non muore. È una visione stolta, quella che riduce la vita solo all'esistenza terrena. La saggezza di Dio ci insegna a considerare la vita nella sua interezza, che comincia su questa terra ma si completa nell'eternità. Ed è proprio l'eternità che comporta la ricompensa. In cambio di una breve pena, vissuta su questa terra, i giusti riceveranno grandi benefici. La ricompensa di Dio non si realizza in questa vita, ma nella sua eternità. Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha messi alla prova e li ha trovati degni. Due immagini poi ad opera per indicare l'elezione dei giusti: come oro nel crogiuolo li ha assaggiati. Per ottenere l'oro bisogna mettere quello che viene estratto dalla terra nella fornace, in modo tale da procedere ad una separazione chimica.
tutti gli scarti vanno via e resta oro puro. Ma perché l'oro sia solo oro e quindi valga veramente e sia separato dalle scorie, bisogna metterlo nel crogiuolo. È una fornace ad altissima temperatura. È l'immagine anche delle sofferenze, delle fatiche, dei dolori di questa vita. Dio li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha fatti diventare oro puro, oro prezioso, di grande valore. Li ha graditi come un olocausto. Olocausto è un termine greco che vuol dire tutto bruciato. È il termine che indica un sacrificio in cui la vittima viene completamente arsa sull'altare in onore di Dio. È il senso della nostra vita interamente offerta al Signore fino all'ultimo, tutto quello che siamo, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, offriamo la nostra vita al Signore che la gradisce come un olocausto. E quindi nel giorno del loro giudizio i giusti risplenderanno, saranno come luci, saranno come scintille che incendiano il mondo. È la prospettiva capovolta. Sembravano deboli, insignificanti, emarginati e invece governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà su di loro. Saranno veramente quelli che contano nel mondo di Dio. Noi che confidiamo in Lui possiamo comprendere la sua verità. Noi che gli siamo fedeli abbiamo la promessa di vivere presso di lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. L'antico sapiente ci insegna a pensare e a valutare la nostra vita, ci insegna a ringraziare il Signore perché ci ha riservato grazia e misericordia, perché ci ha presi nelle sue mani, perché grazie al Figlio suo ha reso preziosa la nostra morte. Siamo nelle sue mani, siamo in buone mani. E non abbiamo paura della morte, perché sappiamo che è il passaggio alla pienezza di vita con il Signore. Siamo nella pace. Adesso possiamo godere la pace di Cristo e per l'eternità ci è garantita questa pace messianica che è per i suoi eletti. Vogliamo essere saggi e fare veramente tesoro di queste parole preziose, farle diventare il nostro modo di pensare.